Nel 1997 la Maserati è entrata a far parte del gruppo Ferrari e il presidente Luca di Montezemolo ha dato un forte impulso alla produzione di nuovi modelli come la 3002 GT con motore turbo e la Spider con motore aspirato, che hanno subito attirato le simpatie dei mercati internazionali. A queste due nuove vetture sono succedute nel 2002 la Coupé GT e la GT cambio corsa con cambio sequenziale, e poi ancora la quattro porte disegnata da Pininfarina, la Grand Sport e in edizione limitata la Spider Anniversary, che ha celebrato il 90° anniversario della nascita della Maserati. La Casa del Tridente oggi conta a Modena su un nuovo centro direzionale che affianca la sede storica e su uno stabilimento d'avanguardia in cui la moderna robotica si integra perfettamente con la tradizione artigianale accurata che da sempre ha contraddistinto la produzione della casa modenese. E il presidente Luca di Montezemolo ha dato un forte impulso alla produzione di nuovi modelli come la 3002 GT con motore turbo e la Spider con motore aspirato, il 90° anniversario della nascita della Maserati. La Casa del Tridente oggi conta a Modena su un nuovo centro direzionale che affianca la Nel 1997 la Maserati è entrata a far parte del gruppo Ferrari Pirato, che hanno subito attirato le simpatie dei mercati internazionali. A queste due nuove vetture sono succedute nel 2002 la Coupé GT e la GT cambio corsa con cambio sequenziale, e poi ancora la quattro porte disegnata da Pininfarina, la Grand Sport e in edizione limitata la Spider Anniversary, che ha celebrato con motore aspirato il 90° anniversario della nascita della Maserati. La Casa del Tridente oggi conta a Modena su un nuovo centro direzionale che affianca Nel 1997 la Maserati è entrata a far parte della che da sempre ha contraddistinto la produzione della casa modenese. E il presidente Luca di Montezemolo ha dato un forte impulso alla produzione di nuovi modelli come la 3002 GT con motore turbo e la Spider con motore aspirato, che hanno subito attirato le simpatie dei mercati internazionali. A queste due nuove vetture sono succedute nel 2002 la Coupé GT e la GT cambio corsa con cambio sequenziale, e poi ancora la quattro porte disegnata da Pininfarina, la Grand Sport e in edizione limitata la Nel 1997 la Maserati è entrata a far parte del gruppo Ferrari e il presidente Luca di Montezemolo ha dato un forte impulso alla produzione di nuovi modelli come la 3002 GT con motore turbo e la Spider Anniversary, che ha celebrato il 90° anniversario della nascita della Maserati. La Casa del Tridente oggi conta a Modena su un nuovo centro direzionale che affianca la sede storica e su uno stabilimento d'avanguardia in cui la moderna robotica si integra perfettamente con la tradizione artigianale accurata.